E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come avete letto nel titolo, inizierà una breve serie del bike park di Kanazei. Inizio subito con il dirvi che trovate in alto nelle schede, per piacere di rispondere, perché ci troverete un sondaggio. Dovete rispondere a una semplice domanda: se volete i video spezzati, nel senso che un paio di video sono molto lunghi, si tratta di circa mezz'ora, 20 minuti di video, e quindi vi chiedo se ne volete due episodi o un episodio solo. Dico subito che questi video ne usciranno due alla settimana. Pensavo uno il lunedì e uno o il giovedì o il venerdì, fino a che non finiamo la serie del bike park di Kanazei. Ringrazio Riccardo, ma lo troverete subito dopo nel video. Ho i link di Riccardo, li trovate in descrizione. Bike park molto bello. Mi è piaciuto molto questa giornata, infatti vedrete che sarò abbastanza euforico. Spero che la serie vi piaccia e in tal caso lasciate tanti bei like. In descrizione trovate, come al solito, Instagram e il gruppo di Telegram, dove tutti quanti potete scrivere. Vi chiedo di partecipare, appunto, perché è un ottimo mezzo per comunicare. Vi ringrazio subito per aver aperto questo video, spero lo guardiate fino alla fine e noi ci vediamo al prossimo video. Ragazzi, prima dell'inizio della giornata noleggio Specialized Enduro, praticamente la sorella maggiore della mia, un pelino più pompata come potete vedere. Ovviamente ammortizzatori RockShox, mi pare che ci sia anche una versione con i Fox, ma questo qua è Monte RockShox. Ovviamente tutto originale con l'SFR orizzontale e sono da Northland. Quindi ragazzi, se dovete passare da Kanazei per un noleggio, passate pure da qui, vi forniranno tutto il necessario. Ci vediamo in park. Ragazzi, ora siamo in funivia, stiamo salendo su verso il park. Ho messo giù la bici, come potete vedere. Si intona con la mascherina, quindi cosa volete di più? Oh ragazzi, eccoci in cima. Bici portata su, abbiamo il nostro compagno d'avventure. Saluta, presentati. Ciao Riccardo. Ciao, lui ha una YT Capra con i RockShox, stessa combinazione che ho io. E poi abbiamo la guida, saluta. Ciao. Con una Moondraker downhill. Non male, non male. E ragazzi, ora ci facciamo la W e andiamo. Let's go. Si parte, raga. Allora, W, pista al bike park di Kanazei. Ovviamente risalita con la prima, una funivia. E nulla ragazzi, pista. Ho preso una steccata della Madonna. Qua c'è un bel salto da fare. Un po' atterrato in front, però non male. Oh, ragazzi, non potrò commentare per tutto il tempo perché sennò arrivo alla fine che crepo. Spero appunto che mi riusciate a sentire. Ho messo il guscio chiuso, così mi sentite da dietro ma non sentite il vento. O almeno questa è l'idea. Oh, 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 qua sta uscendo. Adesso si è un po' riempita il bike park. Stamattina praticamente eravamo solo noi e altri due ragazzi che sono andati via, sono scappati. W, pista abbastanza bella, sì, anche se io preferisco le flow line, tipo la rossa che avete visto in uno degli scorsi video, era una delle piste che più ho preferito in questa stagione. Veramente molto molto bella. Il mal di mani si inizia a sentire già nel primo stage. Ok. Oddio. Oh cribio. Ho preso dentro la zolla, mi sa che ho tirato sul prato. Ragazzi, spero che questo video sia di vostro gradimento. Vi ricordo di iscrivervi al canale
e vi ricordo che in descrizione trovate tutti i link utili, compresa anche la pagina di Instagram e il canale di Telegram, quindi andateci a fare un salto, cosa che farò anch'io. Oddio, spettacolo, seconda volta che facciamo questa pista e già ora è molto più conosciuta e quindi si può fare un pelino più forte, soprattutto anche per voi, così vi divertite un po' e non è monotono. Oh. Ragazzi, in questo pezzo ballerete da far schifo, ma non ci posso fare niente. Ah, ecco, saliamo qui che è un pochino più messa meglio, non è tutta. Ok. Ciao. Ah, qua alziamo la sella e ce la facciamo con calma. Ah, già si è asciugata un pelino rispetto a stamattina, molto molto meglio. Comunque ragazzi, vi invito a vedere questa vista perché è veramente uno spettacolo. Abbassiamo la sella e si riparte. Eccoci qui. Io comunque senza bici creperei, cioè senza bici veramente sarebbe una vita di merda. Ciao ciao. 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 Ah, un po' sporchino in uscita, queste paraboliche qui sono un po' gobbettate, ma si possono fare anche all'interno senza uscire troppo. Ragazzi, ora farò il drop di sinistra perché a quello di destra non sono ancora pronto, perché avendo la bici a noleggio bisogna un po' anche capirla e diciamo che essendo la terza discesa ancora non conosco bene le cose. Per esempio qui ho rischiato di brutto e va bene. Questo pezzo qui è nuovo, mi pare, tutta la terra smossa c'è, piano 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 qui. Ok, e giù, via, yeah, saltino, non è vero. Ti prego, pausa. Rieccoci qui, ragazzi. Riprendiamo dopo una breve pausa, che è sempre meglio e consiglio fare, perché sennò dopo arrivi alla fine un po' troppo stanco. Mamma mia, li stavo finendo giù. Ok. Qua io seguo la guida perché conosce le traiettorie migliori. Infatti, era sporchissima. Sto pinzando al massimo, ma non frena un cazzo. E via. Prima qui è passato uno scoiattolo. Forse vi metto la clip se la riesco a recuperare, perché io la GoPro non ce l'avevo ancora su. Ah, sto pezzo è abbastanza pesantuccio, quindi preferisco farmi un adagio per evitare di distruggermi alla terza discesa. Sento la pressione di uno dietro di me. E si va in nose. Yeah. Ed eccoci di nuovo qua. Si riprende. Ancora sempre W verso la fine. È abbastanza, diciamo, carina. Sì, dai. Carina, però non avendo le sospensioni state sul mio peso mi do delle insaccate che veramente cazzo. Ecco, per esempio quella cosa lì non mi è piaciuta. Ok.
Ci sono le mani che implorano pietà in questo momento. E per fortuna che è quasi finito, perché ho bisogno di una pausa. Wow. Questo pezzo qua è orribile, questa S qui. È fatta male, secondo me. Ragazzi, W finita.